momento. Sono abbastanza emozionata. Vorrei anche qui... Siete emozionati voi? Moltissimo. Abbastanza. Bene. Vorrei chiamare qui insieme a voi anche il Massimo Stracuzzi, il sindaco di Savoca. Dov'è? Buonasera! Eccoci. Ed ora siamo qui tutti insieme per dare il benvenuto a un maestro della cinematografia mondiale. 6 volte premio Oscar. Un'icona del cinema senza pari che ha voluto onorarci della sua presenza per celebrare qui a Taormina con noi il compleanno. 50 anni di una pellicola che ha segnato la storia del cinema, del linguaggio e del costume. Il Padrino. Regista, sceneggiatore, produttore è qui con noi per presentare la versione restaurata del suo leggendario film. Signore e signori, è con grande orgoglio che vi presento sul palco del Taormina Film Fest edizione 68 Francis Ford Coppola. Welcome. Welcome. It's a pleasure, it's an honor to have you here. Grazie, grazie. È bellissimo vedere tutto il teatro in piedi per lei. Eccoci qui. Allora, io lascerei ai nostri direttori la parola perché volevano così. Sì, allora, prima di tutto ci piacerebbe molto sapere che cosa rappresenta per lei, maestro, il ritorno in Sicilia a 50 anni dal Padrino. Well, it's interesting because as I've told many people, buonasera a tutti. as I told many times the story, I was 29 years old when I was hired to do this film. And it was a small film. There hadn't been successful gangster films before it, so they weren't sure, so they hired. And many directors, great directors, turned it down. And they thought, firstly, they would hire an Italian-American, Italo-Americano, because if it offended Italians in America, they could blame it on him. Innanzitutto è molto interessante, come ho avuto modo di ripetere tantissime volte, quando sono stato ingaggiato per girare Il Padrino avevo 29 anni e fino a quel momento in realtà i film di gangster non avevano avuto grandissimo successo, quindi era un piccolo film, non era un film molto importante e non sapevano quale sarebbe stato il risultato, quindi decisero anche di ingaggiare un regista italo-americano, perché laddove il film avesse offeso gli italiani almeno se la sarebbero presa con lui che era il regista italo-americano. And secondly they knew the script was in deep trouble and I had been successful as a screenwriter, so they thought not only was I Italian-American but I also could rewrite the script for the same price as to direct it. Tra l'altro, avendo molti grandi registi a cui era stato offerto e rifiutato il progetto, e siccome sapevano che la sceneggiatura presentava numerose profonde lacune e io invece come sceneggiatore avevo avuto un discreto successo, hanno pensato che ingaggiando me ne avrebbero pagato uno facendone lavorare due, perché sapendo riscrivere mi pagavano come regista ma avrei riscritto anche la sceneggiatura. And third, that I was very young and I had no power, so that they could order me around and tell me what to do and who to cast and how to make the film, and I couldn't, I had no way I had no importance to resist that. E in terzo luogo ero molto giovane, quindi non avevo assolutamente alcun potere, il che significava che mi potevano tranquillamente impartire ordini di chi scegliere come cast, di come fare il film, perché sapevano anche che io non avrei avuto la capacità e la forza di oppormi a questi ordini. But I had been a theater student in my background,
And I had become very expert of tricking the faculty of the college I went to get my own way. E però avendo frequentato, avevo studiato teatro, scuola di teatro, quindi avevo imparato bene quali erano i trucchetti per cercare di aggirare le difficoltà che mi presentavano i professori, la facoltà, e quindi poi di muovermi a modo mio all'interno della facoltà. So like a true student of Machiavelli, I treated the studio heads the same way as I treated the teachers in college, and I tricked them at every pass. Per cui, come è vero, studioso di Machiavelli, ho praticamente imbrogliato e quindi ho trattato i produttori, i realizzatori del film, esattamente come ero riuscito a rifilare dei trucchetti ai professori del college. So rather than do the film that they were telling me to make, and they wanted it set in the 70s because it would be cheaper because it was shot in the 70s and they wouldn't have to have special cars and special hairdos. They wanted to shoot it in St. Louis, which is not New York, it's very far from New York. And they had a way to make it very cheap, but they weren't prepared for the fact that I resisted them at absolutely every point, and therefore it was a very difficult and unhappy experience for me because I thought I was always about to get fired. E oltretutto avevano deciso che lo avrebbero ambientato negli anni 70, visto che erano gli anni 70, quindi si risparmiava da un punto di vista di automobili, di trucco, di parrucco, di abbigliamento, e che poi l'avrebbero girata a San Luis, che è molto lontano da New York, e invece io ho avuto la forza, cosa che loro non si sarebbero mai aspettati, di resistere a ogni passaggio. Questo però mi ha reso assolutamente nervoso e infelice, perché ogni secondo temevo che mi avrebbero licenziato su due piedi. So also I had a wife, I had two children, and my wife was also pregnant with my third child, who was going to be Sophia, and I had no money. Quindi ero giovane, una moglie, due figli e un terzo, anzi una terza in arrivo, che poi sarebbe stata Sofia, e non avevo il becco di un quattrino. So needless to say, although I was a good warrior, I was frightened and I was not happy at all. They didn't like my casting. They didn't want Al Pacino to be in the film. They didn't want Marlon Brando to be in the film. And I never knew when I was going to be fired. So all this I tell you in preparation of coming here to Taormina. E ovviamente ero assolutamente nervoso, assolutamente scontento, perché a loro non piaceva nulla di tutte le mie proposte, non gli piaceva il cast che avevo scelto, non volevano Al Pacino, non volevano Marlon Brando, non volevano tutto quello che io proponevo, quindi ero sempre lì sul punto di essere mandato via da un momento all'altro. E però tutto questo ve lo racconto proprio in preparazione poi del fatto che siamo poi arrivati a Taormina. Because in Taormina, in Taormina, I call it the happy time for me, because everyone, they didn't know who I was, but they liked that I had two little boys, and everyone was kind to me, and everyone was welcoming to me. The people of Sicily are extremely warm and friendly and kind. Devo dire che il periodo trascorso qui a Taormina è quello che io chiamo il momento, il periodo felice, perché sebbene io fossi un emerito sconosciuto, sono stato accolto con grande gentilezza, con grande calore, e alle persone piaceva il fatto che io avessi questi due bambini piccoli. E devo dire che il popolo siciliano è veramente un popolo molto caldo, molto accogliente, ed è stato un bel, bellissimo periodo. It's very true. Ed è verissimo. And everywhere I went, the people were kind to me. We went to the towns, we went to Savaca, we went to Forza del Gro, we went to all the towns, and it was the same everywhere. They welcomed me, and I was nobody. I was, you know, and my name Coppola, as you know, there are a million Coppolas. I was... Tra l'altro devo dire che ovunque andassimo, io veramente ero un emerito sconosciuto, non mi conosceva nessuno, però ovunque andassi siamo andati a Savoca, siamo andati in altri paesini dei dintorni, ci hanno sempre tutti accolto con grandissimo calore. E poi tra l'altro il nome Coppola, di Coppola ce ne sono milioni. So my time here is very happy, and there was only one problem. Il tempo trascorso qui è stato molto felice, c'è stato solo un problema.
The problem was I had talked Paramount into being able to come really to Sicily because The Godfather was very dark and cold, and I said, in Sicily we'll have sunlight. And because of that, they sent me to Sicily. But we came here and there was no sunlight that time. E però un problema c'è stato, siccome avevo persuaso la Paramount a venire qui a girare in Sicilia e siccome il mood del film era un film dark, era freddo, dark, e invece gli ho detto bene, andiamo in Sicilia c'è la luce, c'è il sole, invece siamo arrivati qua, la luce non c'era, il sole non c'era. And every day we would go and the photographer would be looking like this and say, no. Ogni giorno andavamo in giro, il direttore della fotografia guardava il cielo con la lente, diceva. Day after day we shot nothing. Per giorni non abbiamo girato nulla. And then finally the sun, and but during the time we were shooting nothing, we were eating granita limon with my boys. Però nell'attesa di girare qualcosa, io e mia moglie ci mangiavamo tantissime granite al limone. So finally the sun finally came out, and we shot all of those sequences that you know so well. And that's why I call my time the happy time in Taormina, and why when I was invited so kindly to come here, I said, oh, I would like to go back to Taormina because I'm always happy there. E alla fine però siamo riusciti a girare quando finalmente è uscito il sole e abbiamo girato quelle scene che tutti quanti voi conoscete all'interno del film, e è questo motivo per cui una volta invitato qui a tornare sono stato felicissimo, perché quello è stato il mio periodo felice a Taormina. Grazie. Federico, volevi chiedere? Maestro, innanzitutto volevo ringraziare le persone che ci hanno permesso di averla qua, Nesma Youssef, Federica Diomei, Roberto Proia, tutto lo straordinario team di Paramount. E poi le volevo chiedere questo, 50 anni dopo, l'emozione che questo film ha ancora per lei, qual è? Se ne dovesse scegliere una. See the film? One word? Well, you know, when I make a film, I always have one word that I feel it's about. So if I don't know exactly what decision to make, I say, well, what's the word? And the word for The Godfather was succession. So, beh, devo dire che ogni volta che realizzo un film ho sempre un termine, una parola che secondo me lo definisce, e quando non ho la sicurezza, la certezza in che direzione andare mentre lo sto realizzando, ripenso a quella che per me è la definizione, e nel caso del Padrino, successione. And so most important to me now is that we give the cinema to the young people because they will take it and make it more beautiful than the previous. E la cosa più importante per me al momento è che consegniamo il cinema ai giovani in maniera tale che loro lo possano rendere ancora più bello. Beh, visto che consegniamo il cinema ai giovani, c'è un giovane che fra poco fa un film intitolato Megalopolis. Questo giovane è con noi sul palco, quindi maestro, cosa ci dobbiamo aspettare dal prossimo film di questo giovane cineasta? Well, you know, I think there are many things I would like to tell the audience, and I don't want to take too much of their time. To talk about Megalopolis is another chapter, and I'm happy to do it. But first, I don't know what's on the agenda, but I have some things to tell them about what they're going to see. So, innanzitutto devo dire I also see a key. Over here, I've never had the key to a city, so I think perhaps maybe they can explain to me what this chiave is, but I want to tell the audience. In realtà mi piacerebbe raccontare a lungo di questo nuovo prossimo progetto. Non so com'è la scaletta qui, come va la serata, perché mi piacerebbe, ma non voglio rubarvi troppo tempo. Tra parentesi, vedo che, perché vi voglio parlare anche di quello che state per vedere o quello che sta per succedere, vedo una chiave, non ho mai posseduto una chiave di una città. Anna. Ma la scaletta prevedeva proprio questo. Infatti io vorrei lasciare al sindaco Stracuzzi la parola, perché c'è una bellissima sorpresa, la consegna delle chiavi della città. I'm going to tell the audience two things about what they're seeing tonight, because I think that's important. But before I do that, perhaps we should do this other. Circa quello che vedranno stasera, perché penso che sia importante. Ma prima,
It's not that I'm a director, but I think we should do it this way. Non è che io faccio il regista, però penso che dovremmo farla così. I want to say also, I didn't expect to see such a beautiful orchestra, and I'm so impressed. E voglio anche aggiungere, you know, che non mi sarei mai aspettato un'orchestra così bella, veramente. My father was the prima flauta of Toscanini for 5 years, the NBC Symphony. So I lived in a house with a great musician, and all my family were maestro di orchestra, and so I love it to be where there's an orchestra. Mio papà è stato primo flauto con Toscanini e devo dire che siamo cresciuti in una famiglia comunque di musicisti, sono cresciuto con la musica, quindi è stato un grandissimo piacere ascoltarvi. E allora io consegnerei la chiave della città di Saboca, lascerei la parola al sindaco. Sì, grazie, buonasera a tutti, maestro, bentornato a Taormina, bentornato a Saboca, i luoghi che lei scelse per girare alcune scene del film Il Padrino. Sono qua stasera in rappresentanza della mia comunità che la saluta e l'aspetta a Saboca a ricalcare i luoghi che furono del Padrino, magari a mangiare una bella granita al limone al famoso bar Vitelli. Well, I remember Saboca very well. I was very happy there, as I said. I remember the actor was Sara Uzzi, who was the actor, wonderful Sara Uzzi, and all of the Italian actors were so great, Leopoldo Trieste, Gaston Moschin, Sara Uzzi, many, multi, and especially the scene that we did at Saboca, I enjoyed so much. I'll tell you a funny story about it, I said to Al Pacino, I said, well, thank all the people at your wedding, and you can just say a little bit of Italian. He says, Francis, I can't speak Italian. Tell him that. E devo dirvi che ricordo benissimo Saboca, ricordo benissimo anche Sara Uzzi e tutti gli altri attori, Gastone Moschini, momenti bellissimi e felici. Vi racconto un aneddoto: alla scena del matrimonio ho detto al Pacino ringrazia le persone che hanno partecipato, e lui mi ha detto ma io italiano non lo parlo. So then I said, well then dance with her. And he said to me, Francis, I can't dance. Ha detto allora balla, e lui mi ha risposto ma io non so ballare. But then I said to him, we'll drive in the car and take her away. And allora dico vai in macchina e portala via. He says, Francis, I can't drive. Lui ha detto io non so guidare. But you see, if you look at the movie, he rolls down the hill. He just took the brake off. He couldn't drive. E se vi ricordate il film, praticamente scende giù dalla collina e toglie il freno perché non era in grado di guidare. Sì, io intanto volevo salutare i tanti savocesi che sono presenti qua stasera in tribuna, tra cui ci sono alcune comparse del film Il Padrino qua presenti questa sera che la salutano. Io stasera sono qua perché la mia amministrazione ha deciso di consegnarle il riconoscimento onorifico più alto. Le chiavi della città. La teniamo? Vai. Sì, le leggo le motivazioni. Grazie per il contributo dato dal film Il Padrino, per aver fatto conoscere Saboca in Italia e nel mondo. Grazie inoltre per aver aiutato la crescita culturale, sociale ed economica di Saboca attraverso il film. Io stasera assieme alla chiave le consegno anche una pergamena che rimarrà a lei, un'altra se ce la vorrà firmare e autografare la conserveremo nel nostro museo della città di Saboca assieme al ciak originale delle scene girate a Saboca. Sì. Sì, buonasera. Questa è una miniatura di un monumento a lei dedicato, presente a Saboca in Piazza Fossia. Sì. E questo è anche per lei, una miniatura del maestro Nino Ucchino. Non so se... Molto grazie Saboca. Thank you so much. Sì. Se ci firma la pergamena in diretta, così la custodiremo nel nostro museo.
Qualcuno ci dà una penna? Abbiamo, ah, ha tutto, perfetto. Where do you want it? Grazie, grazie anche al nostro sindaco. Grazie. Noi abbiamo ancora un'ultima sorpresa. E le vorremmo consegnare il nostro premio, il Taormina Award. Direttori. I have had too many awards in my life. Ne ho ricevuti troppi. This is for you. E questo thank you. Insieme ai nostri direttori. This is to the young people of Taormina. Questo è per i giovani di Taormina. Grazie la motivazione. Leggete la motivazione, vi do una mano. Leggo la motivazione. Allora, questo premio al maestro Francis Ford Coppola per la capacità di farsi leggenda cinematografica senza mai staccarsi dalla realtà, con coraggio produttivo e visionarietà poetica, ha saputo rivoluzionare il cinema americano e mondiale. Il 50° anniversario del Padrino, che ha voluto celebrare qui a Taormina, non è un omaggio al passato, ma un ritorno al futuro. Presto, Francis Ford Coppola sarà sul set con l'atteso e agognato Megalopolis. Questo premio è dunque per tutti i sogni che ci ha dato e per i sogni che saprà darci ancora. Grazie. Grazie. Thank you. Molto grazie. Grazie. Thank you. Grazie tanto per essere stato qui. Thank you so much. Now can I talk to the audience? Adesso posso parlare col pubblico? Prego. Scusa. So, and she will help me. So why is this film, why has The Godfather lived for 50 years? And by the way, as you know, the baby at the end of The Godfather that's in the baptismal is Sophia. So we know that Sophia, ever beautiful, is now 50 years old and she can't hide it. And allora, perché il padrino è sopravvissuto per 50 anni? A proposito, il bebè, la bambina, alla fine del film che viene battezzata è Sofia, quindi purtroppo non può nascondere il fatto di avere 50 anni, anche se è molto bella. And she was baptized as a boy. Ed è stata battezzata come maschio. So, I'm going to tell you two things about the film that you're going to see that I think will be interesting and helpful. Vi dirò due cose del film che state per vedere. Which is what I really wanted to do with you. One is that the people who made the film, the collaborators, and I won't even talk about the actors because it was an extraordinary troupe of actors, Pacino, Johnny Casal, Robert Duvall, one after another. They were wonderful. Marlon Brando, the most extraordinary man and actor I've ever met. Also, there were people making the film, the collaborators. Why is this film so special? Because there were legends who were making the film. Ma perché il film è veramente importante? Voglio parlare neanche tanto del cast, che comunque è stato un cast stellare di grandissimi attori, citandoli tutti, Robert Duvall, Al Pacino, ne potremmo, Marlon Brando, che io considero essere il più grande attore mai esistito, ma perché tutti i collaboratori sono state delle leggende. They're legend. Gordy Willis, the photographer, considered one of the most extraordinary director of photography who did the photography. Dean Tavalaris, who was the production designer, another one. He did Bonnie and Clyde and before that and so many great films. So he was not just a regular collaborator, he was a legend. Then there was Anna Hill Johnson, who did the costumes. I learned so much from them, from Gordon Willis, from Dean. Anna Hill Johnson, the costume designer, was the costume designer on A View from the Bridge,
with Marlon Brando, and she's the one who told me that don't change their coat or clothes too much, because the clothes are the face of the actor. When you see an actor, like in View from the Bridge, when you see that jacket, you know who it is. And also, if you ever have to move the scenes around, the fact that they're in the same clothes is good, because you can move them around. Grandi leggende come il direttore della fotografia, come lo scenografo che ha realizzato anche Bonnie and Clyde, Anna Hill, la costumista. Anna Hill Johnson, la costumista, grandissimi collaboratori, grandissimi tecnici. Lei, per esempio, che aveva fatto View from the Bridge, una vista dal ponte, ho imparato moltissimo da lei, perché mi ha suggerito non cambiargli troppo spesso gli abiti, perché ovviamente l'abito è un po' il volto dell'attore, è quello che lo contraddistingue. Quindi, come per esempio in View from the Bridge, quando tu vedi una determinata giacca, sai chi è, e poi questo ti aiuta, perché se devi invertire le scene o se hai dei problemi, almeno non hai necessità di rigirarli, perché li hai negli stessi abiti. And the great Nino Rota, who made all of those films. È il grande Nino Rota che ha fatto tutti quei film. And he was a wonderful man, a gentle, wonderful man. He made all the films of Fellini. But the film that convinced me that he should do The Godfather was Rocco and His Brothers. È Nino Rota che ha fatto tutti i film di Fellini. Bravissimo. Ma quello che mi ha convinto a ingaggiarlo per Il Padrino è stato Rocco. If you haven't seen Rocco and His Brothers of Visconti, see it, because it is so beautiful and heartbreaking, and the music, da 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 da. I knew that should be like The Godfather. Bruna, please. Bruna. E per, appunto, se non avete visto Rocco e i suoi fratelli, dovete assolutamente vederlo, perché è veramente potente la musica, da da di da da da. I'm sorry. So one's only one thing he couldn't get, it was the love theme. And he said, but what do you want? I said, well, I want it to be sort of almost Sicilian. I want it to be more African. I want it to have those da-da-dee-da-da, kind of be more atonal. So he said, well, let me work on it. So when I left, and when I came back, he met me at the airport. And he was a little man, and he had some sheet music with him. And he says, I think I have the love theme for The Godfather. E l'unica cosa che non era riuscito ancora a capire, a cogliere, era il tema d'amore del film. E mi chiedeva, ma cosa vuoi, come lo vuoi? Io gli ho detto, voglio una cosa un po' più siciliana, un po' più africana, un po' più atonale. E allora mi ha detto, va bene, fammici pensare. Io sono partito, sono tornato, mi ha aspettato all'aeroporto con dei fogli, con la musica scritta. As we walked down the corridor, he was holding the music, I don't know why, but he had the music, and he sang, da 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 di da di da 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 di da 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 di da di da di da 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 da. And I said, that's perfect. and that's a real story of how it happened. So enough about the legends. The Godfather was made by a wonderful cast, extraordinary crew, and the audience of the world was ready for it, because the audience is really the most important part, because the movie is, there's no emotion in the movie. The movie is just some, like Plato's cave, it's just shadows on the wall. The emotions are in you. And when you see it, you fill it. If the illusion works, you fill it with your emotion. The audience for The Godfather in those days was right for it and ready for it. And that was the big reason why I think it's a film. You know, they say that anyone can make a film. To make a good film is like fighting a war, but to make a great film is a miracle. And this was a miracle. E vi ho detto tutto, vi ho detto tanto, appunto mi ha cantato la musica famosissima con i fogli che aveva accompagnandomi lungo i corridoi dell'aeroporto, e credo, parlando di leggende, basta di leggende, ma la cosa importante, importantissima, a parte il grandissimo cast, la grandissima troupe, quello che è stato importante e fondamentale è stato il pubblico in tutto il mondo, il pubblico era pronto a recepire un film così, il pubblico lo aspettava. Le emozioni è dentro.
dentro di voi, perché il film fondamentalmente è soltanto come la caverna di Platone, sono soltanto delle ombre, le emozioni sono dentro di voi, e se il film riesce a suscitare, a tirare fuori queste reazioni, queste emozioni da parte vostra, questo è quello che conta. Il pubblico era pronto, il pubblico lo stava aspettando, e come dico io, fare un film, vabbè, un film lo possono fare tutti, un buon film è combattere una guerra, un grande film è un miracolo. The second thing I want to tell you has to do with what you're going to see, because it's very interesting. I think I'm so sorry they're holding all these heavy awards. It's very hard to hold awards. Here's what I want to tell you. When The Godfather came out, no one, least of all I, thought it was going to be successful. I was, in fact, trying to make some money because I had now 3 children and I had no money and no prospects of a job. So I was hired to rewrite the script of The Great Gatsby if I could do it in 2 weeks. And I was desperately trying to write the script. And my wife told me, she called me, I was in Paris. My wife said, oh, there are lines around the block. This is a big success. This is a big success. E voglio dirvi un'altra cosa in merito al film che state per vedere. Una volta finito il film, ovviamente ero completamente privo, ero completamente al verde, peraltro da 2 ero passato a 3 figli, e quindi stavo cercando disperatamente di guadagnarmi da vivere, e mi avevano ingaggiato per la riscrittura della sceneggiatura del Grande Gatsby a patto che la facessi in 2 settimane, quindi ero messo lì disperatamente a scrivere. A un certo punto mi chiama mia moglie, io ero a Parigi all'epoca, e mi dice: guarda che c'è la gente in fila in tutto che gira intorno al palazzo, il film sta avendo un grande successo. And I was just suffering from the shock of realizing I had read The Great Gatsby, but I never realized that there was in the book no dialogue between Robert Redford and Mia Farrow. There was just a little bit, so I realized I had to make up all this dialogue. And so I said to my wife, I said, that's great, it's a success, but I have big problems over here, I don't know how I'm going to get this. Ero appena reso conto che nel libro, e quindi poi nella sceneggiatura del Grande Gatsby, praticamente non esisteva dialogo fra Robert Redford e Mia Farrow, per cui con grandissima mia disperazione mi sono reso conto che l'avrei dovuto scrivere e inventare tutto io questo dialogo, per cui a mia moglie gli ho detto: sì, sono grandemente felice che sia un successo, ma adesso un problema più grosso. So this is the point. She said, but now normally a movie in New York is in 1 theater, but it's so many people that it's now in 5 theaters, and they're making theaters all around and to make these prints. Questo quello che mi ha detto mia moglie, ha detto: beh, generalmente a New York il film esce in un cinema, invece adesso l'hanno già messo in altre 5 sale e si stanno sbrigando a farne più copie per poterlo distribuire in altri cinema ancora. So this is the point. They only had 1 negative. Normally when they know they're going to have a big success, they make internegatives. So they had this one, the real negative, 1. And they were rolling out all the prints. So when every time you roll out prints, you damage it, they change it. So they destroyed the negative of The Godfather. It was made up like Frankenstein. They took a piece of a good print. And so all these years, The Godfather you saw, and also Gordy Willis, it was very dark in the first place. So not only was it dark, but the print was destroyed. And it really... When you saw The Godfather the first week, it was beautiful. But it never was beautiful for 50 years until tonight. What you're going to see is as beautiful, even more beautiful, thanks to the miracle of what they can do with film. It is even a more beautiful print than what is 50 years ago. And all the other ones you may have seen were all... disastrous. So that's what I wanted to tell you, that there is a reason to see the movie again. You're going to see it in a print that no one's really ever seen of The Godfather. E voglio dirvi che per questo motivo, siccome non pensavano che il film avrebbe mai avuto successo, avevano fatto un solo negativo. Generalmente fanno parecchi internegativi. Ogni volta che se ne fa una copia, la pellicola si distrugge. Già di per sé era molto dark all'inizio. Quando poi ne hanno fatte, facevano continuamente copie, hanno praticamente rovinato, distrutto la pellicola. Thank you so much, and sorry I took so much time, but I wanted to tell you those 2 things. Francis, quello che vedrete stasera è bellissimo. Thank you. Thank you.